Buon pomeriggio e bentrovati allo stadio comunale di Piancastagnaio, dove è tutto pronto per la sfida tra Pianese e Aquila Montevarchi, valida per la 28esima giornata di Serie D, girone E. Una sfida importante sia per la Pianese, che si trova un punto dalla capolista Follonica Cavorrano. In più i risultati di ieri hanno visto vincere il Livorno e Grosseto che ha pareggiato. Una partita importante anche per il Montevarchi, che al momento si trova in piena zona play-out, quindi cerca punti importanti per levarsi da questa situazione difficile. Bella palla, bello stop anche di Martino, che con un numero riesce ad andare via. Poi calcia addirittura in porta. Grande giocata. Sì. Grande giocata. E traversone nell'area, colpo di testa, palla che finisce fuori. Battuta sul primo palo, palla che sfila, poi rimane lì. Palo della Pianese colpito in una mischia. La qua abbiamo visto male, ma ha preso il palo pieno. Sì, ha preso il palo, c'era il difensore sul palo. Calciato adesso, palla che esce, poi colpo di testa, rete della Pianese. Lo porto. Sì. Incertezza però qua di Bianchi è sembrata. Ma incertezza, ha colpito bene. Sì, era vicino. Però era vicino, loro erano schierati davanti al portiere. Il portiere l'ha visto all'ultimo secondo arrivargli. Parte Rufini proprio sulla porta, poi palla che rimane lì, ancora Di Fazio, gran salvataggio. Era fuori gioco, perché il guardalinea aveva alzato, Franca Lanci era proprio addosso al portiere, il numero 5. Ora lancio lungo per Mignani, che alla meglio nel duello di velocità, poi Mignani calcia a palo, rete da Mignani! Ha segnato Mignani, gamba il settesimo gol. In una ripartenza della Pianese. Lancio in avanti subito a cercare Mignani, che l'ha fatta scorrere, poi in velocità ha praticamente bruciato il diretto avversario e ha calciato in porta. Sì, lancio di Remi a cercare Mignani. Loro avevano messo la difesa tutta alzata. Sì, poi Bianchi è stato bravo. Poi Ruffini prova il sventagliato in mezzo, colpo di testa, palla che rimane lì. La rete del Montevarchi. Ha segnato il Montevarchi qua sulla sponda aerea. Gol il numero Priore. 16 Priore. Priore, sì. Lì c'è stato incertezza, non so che cosa è successo. C'è stato un malinteso fra Polidori e il portiere De Fazio, perlomeno. Non sembrava troppo pericoloso questa traversione, invece sponda di testa di Bontempi sul secondo palo, l'ha messa in mezzo, poi un'incertezza tra De Fazio e Proietto. Lotta la Pianese, palla per Mastropietto con il sinistro, tira in porta, no! Altra incertezza, però quanti portiere Bianchi mi sembra non entrato in partita. Mastropietro comunque la mette in rete al 19esimo. Guarda, sembra un'incertezza del portiere, ma è stato Birbo Mastropietro, perché gliel'ha tirata a giro. Sì, però la palla era su me parabile. Qua parabile. Gran palla per Mignani. Provinciale. Poi le donne a cercare il sinistro. Le donne la scacciata. Proietto poi di sinistro. Poi l'appoggia per Mastropietro, gran palla per le donne, già sul destro le donne, poi larga per Boccadavo, 4-1. Che giocata che ha fatto la Pianese, qua, azione magistrale della Pianese. Bellissima azione, l'hanno sviluppata benissimo. Tutto sull'otto di sinistra. Le donne, gran colpo di tacco, ha servito in velocità Mignani, che a sua volta ha appoggiato per Mastropietro. Dentro per le donne, poi le donne ha allargato benissimo per Boccadamo, che da lì non poteva sbagliare. Poi prova un pallone in mezzo, palla che rimane lì, poi tira in porta, insidioso. Parte le donne, traversone in mezzo, colpo di testa fuori, c'è Di Martino, gran tiro. Bellissimo tiro di Di Martino, alto. Si era preparata bene. Verso Simeoni, palla che rimane là, Proietto, poi Boccadamo. Palla che rimane lì, Mignani sbaglia da sottoporta. Che errore di Mignani. C'aveva una palla facile per il 5-1 e per la doppietta per